the sermon discernment of spirit was delivered by brother william marion Branham on the tuesday morning march 8, 1960 at the first assembly of god in phoenix arizona united states of america Il sermone Discernimento dello Spirito è stato predicato dal fratello William Marion Branham la mattina di martedì 8 marzo 1960 alla First Assembly of God a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America. Our heavenly Father, I want to express, if I can, this morning how in my heart I feel towards one, the holiest of holy, coming down to the earth and to redeem a sinner like myself. Nostro Padre Celeste, voglio esprimere, se posso, stamattina. Come mi sento nel mio cuore verso il solo il santissimo che scese sulla terra e per redimere un peccatore come me And I'm sure that these ministers it's present now can feel the same way that it was by your grace that we have been made the ministers of this covenant that thou hast given with Adam's fallen race. E sono certo che questi ministri che sono presenti ora possono sentirsi allo stesso modo che è stato per la tua grazia che siamo stati resi ministri di questo patto che tu hai dato alla razza caduta di Adamo. And we are here this morning, Father, gathered for no other purpose but to. Know and to, to study to know, rather, the will of God and what we must do to make Christ real to the people of this generation. E siamo qui stamattina, padre, riuniti per nessun altro scopo che sapere e studiare per, per conoscere piuttosto la volontà di Dio e quello che dobbiamo fare per rendere Cristo reale per le persone di questa generazione. Knowing surely that in the day of the judgment. We will be brought face to face with this generation, and being ministers, we will be judges. Sapendo sicuramente che nel giorno del giudizio saremo portati faccia a faccia con questa generazione, ed essendo ministri saremo giudici. And the people to which we have spoken to and their attitude. Towards the word that we bring them will determine their eternal destination. Therefore, Lord, in that day we would be a judge far or against the generation that we preach to. E le persone cui abbiamo parlato, e la loro attitudine verso la parola che porteremo loro, determinerà la loro destinazione eterna. Quindi, Signore, in quel giorno saremo un giudice a favore o contro la generazione a cui abbiamo predicato. Father God, please through Jesus' name let us not say one word that would be wrong, but may we have sincere hearts and open minds that we might receive the things that's yours, that we might be able. To go out into our different fields of work after today, and and be better equipped because of our meeting with you this morning. Grant it, Lord. Padre, Dio, per favore. tramite il nome di Gesù, non farci dire una parola che sia sbagliata, ma che possiamo avere cuori sinceri e menti aperte, in modo da poter ricevere le cose che sono tue, affinché potremo essere in grado di uscire nei nostri diversi campi di lavoro dopo oggi ed, ed essere equipaggiati meglio. A motivo della nostra riunione con te concedilo, Signore. Won't you come and be our speaker, and our ears, and our tongue, and our thoughts? Let the meditation of my heart, thoughts of my mind, all that is within me, and within these my brethren and sisters, may it be acceptable in thy sight, Lord. Non vuoi venire ed essere il nostro oratore, le nostre orecchie e la nostra lingua, i nostri pensieri? Lascia che la meditazione del mio cuore, i pensieri della mia mente, tutto quello che è in me e con questi miei fratelli e sorelle possa essere accettabile alla tua vista, Signore. That we might be so filled in charge with thy Spirit. of your presence here that the room would become the room not so much the building that we are sitting in but the building that we are living in become altogether a cloud of the glory of god Affinché saremo così riempiti e carichi del tuo spirito, della tua presenza qui, che la stanza diventi la stanza non tanto l'edificio in cui siamo seduti, ma l'edificio in cui viviamo, diventi tutta una nuvola della gloria di Dio. We might leave here this morning so filled with the Holy Spirit. That we would be more determined than ever before in life to carry the message to the dying generation that we're living in. Possiamo andarci nesta mattina così riempiti dello Spirito Santo da essere più determinati che mai prima in vita per portare il messaggio alla generazione morente in cui viviamo. Hear us, Lord, and speak to us through Thy Word, for we ask it in the name of thy son and our savior Jesus Christ. Amen. Ascoltaci, Signore, e parlaci tramite la tua parola, perché lo chiediamo nel nome del tuo figlio e nostro salvatore Gesù Cristo. Amen. I wish to read this morning um, a portion of scripture found in the Psalms. The 105th uh, Psalm. I wish to read just a portion. You that keeps down these scripture readings, I see many of them and we're ministers and so forth. It's good to read the word. Voglio leggere stamattina una, una porzione di scrittura che si trova nei salmi, il Salmo 105. Vorrei leggere solo una porzione. Voi che annotate queste letture delle scritture ne vedo molti, ed essendo ministri e così via, è buono leggere la parola. E now, do I <laughs> Thank you. Psalms 105. Ed ora, a che ora vanno via di solito? Circa le dodici? Uh -huh. Cosa dici? Grazie. Salmo 105 Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name. Make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him. Talk ye of all his wondrous works. Celebrate il Signore, predicate il Suo nome, fate a sapere i suoi fatti fra i popoli. Cantategli. Salmeggiategli. ragionate di tutte le sue meraviglie. Glory in His holy name. Let the hearts of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Gloriatevi nel nome della Sua Santità. Rallegrisi il cuore di coloro che cercano il Signore. Cercate il Signore e la Sua forza. Cercate del continuo la Sua faccia. Remember His marvelous works that He has done. his wonders and the judgments of his mouth o ye seed of abraham his servants ye children of jacob is chosen. he is the lord our god his judgments are in all the earth ricordate le sue meraviglie che ha fatte. I suoi miracoli e i giudizi della sua bocca, o oh voi, progenie d'Abramo, suoi servitori, figliuoli di Giacobbe, suoi eletti, egli è il Signore il Dio nostro. I Suoi giudizi sono per tutta la terra. He has remembered his covenant forever. The words which he commanded to a thousand generations, which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Egli si ricorda in eterno del suo patto e in mille generazioni delle parole che egli ha comandata, del suo patto che egli fece con Abramo e del suo giuramento che egli fece ad Isacco, il quale egli confermò a Giacobbe per istatuto e ad Israele per patto eterno. Saying unto thee will I give the land of Canaan the lot of your inheritance when they were but a few men in number yea very few and strangers in it dicendo io ti darò il paese di canaan per sorte della vostra eredità Quantunque poca gente, pochissimi e forestieri When they went from one nation to another, and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sake, saying, Touch not my anointed, and do my prophets. No harm. E mentre si andavano da una gente ad un'altra, da un regno ad un altro popolo, egli non permise che alcuno li oppressasse, anzi castigò eziandio dei re per amor loro e disse: Non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. May the Lord bless the reading of His words.: Praise God. I have a few scriptures written out here somewhere that I was going to refer to, perhaps along the road. Il signore benedire la lettura delle sue parole. O alcune scritture annotate qui da qualche parte a cui forse avrei fatto riferimento proseguendo. I wonder today who's going to be the next president. The election's coming up, you know. Who's going to be president this next term? What if I knew? There's only one that does know, and that's God. Mi chiedo oggi chi sarà il prossimo presidente? Stanno arrivando le elezioni, sapete chi sarà il presidente in questo prossimo mandato? E se lo sapessi c'è solo uno che lo sa ed è Dio. And what if God would reveal to me who's going to be the next president? And I stood here in Phoenix and made a prediction that. Such and such a man would be the next president of the United States. E se Dio mi rivelasse chi sarebbe il prossimo presidente e io mi trovassi qui a Phoenix e facessi una predizione che l'uomo tal dei tali fosse il prossimo presidente degli Stati Uniti. And they would place that in papers and so forth, and I would hit it right on the dot. It would be perfect. And it would be all that I had said would come to pass. But what good would it do? What good is it anyhow if I if I should do such a thing? E lo mettessero sui giornali e così via. E lo azzeccassi esattamente. Sarebbe perfetto e che fosse che tutto quello che ho detto si compisse. Ma a cosa servirebbe a cosa serve comunque se io, se io facessi una cosa simile the papers would advertise it and it would go out maybe if such a person could make such a prediction and it would be true all the newspapers and magazines would would pass on it I giornali lo pubblicherebbero e forse uscirebbe. Se una tale persona può fare una simile predizione e fosse vera, tutti i giornali e riviste lo farebbero, lo farebbero sapere. Ma sai che Dio non fa cose così. Dio non usa il suo potere e i suoi doni per la It's going to be whatever's president. It'll be president. Ma sapete che Dio non fa cose del genere. Dio non usa la sua potenza e i suoi doni per sciocchezze. Avverrà che chiunque sarà presidente sarà presidente. And to know now which would be president wouldn't help us one penny. It wouldn't do us one bit of good. To know who's going to be president. So therefore, God doesn't do those things like that. E ora sapere chi sarà il presidente non ci aiuterebbe affatto. Non ci servirebbe affatto sapere chi sarà il presidente. Quindi perciò Dio non fa quelle cose in quel modo. And then, if I made such a prediction as that, and it come to pass, and the newspapers packed it, and the magazines. Then it would be to my glory. E poi se ho fatto una simile predizione e avvenisse, e I giornali lo riportassero e le riviste, allora sarebbe per la mia gloria. People would say, "Look what a great prophet, Brother Branham is." He told us long before it happened, just who would be president, and that would be to my glory. La gente direbbe, guardate che grande profeta il fratello Branham ci ha detto molto tempo prima che avvenisse proprio chi sarà presidente, e quello sarebbe per la mia gloria. But God doesn't want, he's not interested in working things to my glory. Or to, to any other man's glory, he's interested to work things to his glory, something that will profit. Ma Dio non vuole, Egli non è interessato ad operare cose per la mia gloria o per, per la gloria di qualche altro uomo e è interessato ad operare cose per la sua gloria qualcosa che darà beneficio. like paul said if we speak with tongues and do not have an interpreter what good does it do we only glorify ourselves and that's uh, edify ourselves come disse paolo. Se parliamo in lingue e non abbiamo un interprete a cosa serve? Glorifichiamo solo noi stessi, e Quello è o oh, edifichiamo noi stessi. That's uh kind of out of the line for God. God wants to be edified himself. And we are not seek self edification but To edify God with all we do. Quello è piuttosto fuori linea per Dio. Dio vuole essere edificato lui stesso. E non dobbiamo cercare un'edificazione da noi stessi, ma di edificare Dio con tutto ciò che facciamo. So, therefore, I believe this morning, if I knew who he would be. And exactly when he would be elected and all how many votes he'd be over or under or whatever it might be, it wouldn't do one bit of good to tell it. Quindi dunque stamattina credo, se sapessi chi è ed esattamente quando sarebbe eletto e oh quanti voti avrà in più o in meno o qualsiasi cosa possa essere Non servirebbe a niente dirlo. It'd be best for me just to keep it still if I did know it. Not try to publish it, because there would be there would be no reason for me to do it. Cause it's going to be anyhow, and it doesn't make us that much difference, uh, who's going to be president. Sarebbe meglio che io solo rimanessi in silencio se lo sapessi. Non cercare di pubblicizzarlo perché non ci sarebbe, ci sarebbe motivo per farlo perché avverrà comunque e non ci fa alcuna differenza chi sarà presidente. But God when he uses his gifts he uses them for his own glory and for the glory of his people. For the glory of his church, for the edifying of the body of Christ, and for the glory of the kingdom of God. Ma Dio, quando usa i suoi doni, egli li usa per la sua gloria, e per la gloria del suo popolo, per la gloria della sua chiesa, per l'edificazione del corpo di Cristo, e per la gloria del regno di Dio. That's why he gives these things in his church. Why as teachers, prophets, evangelists, pastors. They are for the edification of the church and for the glory of God. Ecco perché gli dà queste cose nella sua chiesa, perché ha insegnanti, profeti, evangelisti, pastori. The prophet is not to get out and mingle with the world and try to take a gift like Balaam did and make havoc or, or money out of it or something. Il profeta non deve andare fuori e mescolarsi con il mondo per cercare di ricevere un dono come fece Balaam e farne uno scempio o del denaro da ciò o qualcosa del genere. If he's a prophet, he's supposed to reveal God to the church and stay out of the things of the world. It's all for the glory of God. Se un profeta è tenuto a rivelare dio alla chiesa e rimanere fuori dalle cose del mondo e tutto per la gloria di dio now we do have and i think it's a good thing for us as ministers to follow our order when we see such things in the world as we see today and we have an order from god Is for the discerning of spirits, the spirit. Ora abbiamo, e penso sia una buona cosa per noi, come ministri, seguire il nostro ordine quando vediamo tali cose nel mondo, come vediamo oggi. E abbiamo un ordine da di Dio per il discernimento di spiriti, provare lo Spirito. I believe that that is a very great lesson for the church today is to try the spirit of anything. Have discernment of the spirit. Credo che questo sia davvero una grande lezione per la chiesa oggi è e per provare lo spirito di qualunque cosa. Avere discernimento dello spirito. I do not think that we should ever by any means ever try to judge a person by the denomination they belong to or by the group that they are assembled with. Non penso che dovremmo per alcuna ragione Cercare mai di giudicare una persona dalla denominazione a cui appartiene o dal gruppo con cui si riuniscono. Whether they be Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal or, or whatever they are, we should never judge the man by the denomination that he belongs to. Che siano metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali o, o quello che siano, non dovremmo mai giudicare l'uomo dalla denominazione a cui appartiene. We shall always judge him by the spirit he has. Yes. The spirit, whether he's a uh, uh, A latter rain or former rain or inner outer rain or no rain or whatever it might be, we should never judge him by that, but by his spirit. We are to discern spirits. Dovremmo sempre giudicarlo dallo spirito che ha. Vedete, lo spirito. Che sia ultima pioggia o prima pioggia o dentro, pioggia esterno, nessuna pioggia, o quello che possa mai essere, non dovremmo mai giudicarlo da quello, ma dal suo spirito. Dobbiamo discernere gli spiriti. Watch what the man has in mind, what he has, what he's trying to achieve. If the man buy a gift, no matter how great the gift is. Osservate cosa in mente l'uomo, quello che ha quello che cerca di ottenere. Se l'uomo tramite un dono, non importa quanto sia grande il dono. Now, I want to get this to the church this morning, which in the different denominations you are still the church of the living God together. Ora voglio portare questo alla Chiesa stamattina che nelle diverse denominazioni siete ancora la Chiesa del Dio vivente insieme. And this is the thing I want to get to you. See, that we are really not divided. We are the stones that's cut in different forms all to the glory of God. E questa è la cosa che voglio portarvi, vedete che veramente non siamo divisi. Siamo pietre tagliate in forme diverse, tutte per la gloria di Dio. Now there is so much in the day that we live in pertaining to gifts. So many people judge people by gifts that they have. Ora c'è tanto nel giorno in cui viviamo riguardo a doni, così tante persone giudicano la gente dai doni che hanno. Well, I believe that these things are gifts. I believe that what we see take place is gifts, and they're God-given gifts. Ebbene, credo che queste cose siano doni. Credo che quello che vediamo avvenire sono doni e sono doni dati da Dio. But we, if we do not use them in the right way that God intended them to be used, then we can do more harm with the gifts than we could if we did not have the gifts. Ma noi, se non li usiamo nel giusto modo in cui Dio ha inteso siano usati, allora possiamo fare più danno con i doni di quanto faremmo se non avessimo i doni. The other night I made a statement at the pulpit saying this, that I would rather see brotherly love existing among the church if we didn't have one case of healing or anything else. We must know what these things are for. L'altra sera ho fatto un'affermazione sul pulpito dicendo questo: che preferirei vedere vero amore fraterno esistere nella Chiesa anche se non avessimo un solo caso di guarigione o qualcos'altro. Vedete, dobbiamo sapere per cosa sono queste cose. Now if a man comes and he has a great gift, no matter if he belongs to our denomination or another denomination, don't judge him by what denomination he come from, how he dresses, but what you want to see is what he's trying to do with that gift, what purpose he has. Ora, se un uomo viene e ha un grande dono, non importa se appartiene alla nostra denominazione o a un'altra denominazione, non giudicatelo per la denominazione da cui viene, come si veste, ma quello che volete vedere è quello che sta cercando di fare con quel dono. Che scopo ha? If he's trying to take his influence and build himself a great name out of it, I'd have discernment of spirit enough to know that's wrong. grande yes. No matter how great a teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is. Or how his gift operates. If he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong. Non importa quanto sia un grande insegnante, quanto sia potente, quanto sia intellettuale o come operi il dono, se non cerca di ottenere qualcosa per il beneficio del corpo di Cristo, il vostro discernimento spirituale vi dice che è sbagliato. no matter how accurate how perfect Amen. how it is it's wrong if it isn't used for the body of jesus christ Amen. Yes. Amen. non importa quanto accurato quanto perfetto come e è, è se non è usato per il corpo di Gesù to achieve something maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great. Intellectual or a spiritual power that he could draw people together and maybe he's trying to take that gift and make himself famous. So that he'll have a big name. So that other brethren will look up to him as some big person. Then that's wrong. Per compiere qualcosa, forse ha un grande dono che potrebbe attirare insieme le persone, con un grande potere intellettuale o spirituale da poter attirare insieme le persone, e forse sta cercando di prendere quel dono e rendersi famoso in modo da avere un grande nome. in modo che altri fratelli lo guardino come qualche persona importante allora questo è sbagliato. maybe he's trying to, to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture that's still wrong. See? Forse sta cercando di di edificare una certa cosa qui per cui vuole che tutti gli altri escano dal quadro e lascino lui e il suo gruppo essere il quadro. Quello è ancora sbagliato, vedete? But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. You're not discerning The man, you're discerning the spirit, the life that's in the man, and that's what God told us to do. Ma se ha un dono di Dio e sta cercando di edificare il corpo di Cristo, allora non mi importa cosa appartiene. Non discernete l'uomo. Discernete lo spirito, la vita che è nell'uomo. Ed ecco cosa Dio ci ha detto di fare. not one time was we ever commissioned to discern the, uh, the man's group but we was uh, constrained and commanded by god to discern the spirit in the man what he's trying to do what the spirit in his life is trying to lead him to Mai una volta siamo stati incaricati di discernere il, il gruppo dell'uomo, ma siamo costretti e comandati da Dio a discernere lo Spirito nell'uomo, quello che sta cercando di fare, quello che lo Spirito nella sua vita cerca di guidarlo a fare. And then, if we can find out that He's trying to lead the people. Not to break them up, but to bring them together and to bring the Church of the Living God, not all to one denomination, but to an understanding, a fellowship, a unity of spirit. E poi se possiamo trovare che sta cercando di guidare le persone. Non dividerle, ma riunirle insieme e portare la Chiesa del Dio vivente, non tutti ad una denominazione, ma ad una comprensione, una comunione, un'unità di spirito. Then if he is former reign or latter reign or whatever it is, his spirit and his purpose is right. Allora se della prima pioggia o ultima pioggia o qualsiasi cosa sia, il suo spirito e il suo motivo sono giusti. And the spirit that's in him, no matter what move he belongs to, the spirit that's in him is trying to part the people to Calvary, away from himself or away from anything else, but his only achievement he has is to part them to Calvary. E lo spirito che è in lui, non importa quale movimento appartenga, lo spirito che è in lui sta cercando di indicare il calvario alle persone, lontano da se stesso o lontano da ogni altra cosa, ma la sua unica realizzazione è indicar loro il calvario. He doesn't care whether he's even known or not. He doesn't care whether his. Even his own movement, which is fine. See? It's good. If he is a Methodist or a Presbyterian or a Roman Catholic or whatever he wants to be by denomination, Non gli importa se sia conosciuto meno, non gli importa se abbia il suo movimento che va bene, vedete, è buono se è un metodista o un presbiteriano, un cattolico, romano o quello che vuole essere tramite la denominazione. But what is he trying to do the purpose of his heart that he's trying to get? Then you can see what's in the man's life. Whether his motives as far as his denomination, whether it's for his self, whether it's for worldly fame, Ma cosa sta cercando di fare? Lo scopo del suo cuore, che sta cercando di ottenere? Allora potete vedere quello che è nella vita dell'uomo se i suoi motivi sono per la sua sua denominazione, che sia per se stesso, che sia per fama mondana. Well, it's for big names to say, I predicted that come just exactly the past. Now I see that's wrong right there to begin with che sia per grandi nomi per dire ho predetto quello è avvenuto proprio esattamente, ora vedete subito che è sbagliato tanto per iniziare but if he's trying to use what God's given him as a teacher, as a prophet, as a seer. A New Testament prophet is a preacher, we all know that. Just any minister that's a preacher is a prophet, a New Testament prophet. Ma se cerca di usare quello che Dio gli ha dato come insegnante, come profeta, come veggente, un profeta del Nuovo Testamento è un predicatore. Tutti noi lo sappiamo, proprio ogni ministro che è un predicatore è un profeta, un profeta del Nuovo Testamento. If he's prophesying, preaching, not to try to edify himself to make a big name, or to edify his organization, which he should be in an organization. Here I am without one, but yet preaching you should be. That's right. Se sta profetizzando, predicando, non cercando di edificare se stesso per farsi un gran nome o per edificare la sua organizzazione, il quale dovrebbe essere in un'organizzazione. Eccomi qui, senza nessuna. Ma tuttavia predico che dovreste averla. È giusto. Every man ought to have a church home. You ought to have a place. Not just to float about from pillar to post, but have somewhere that you go to church and you call it your church, somewhere you pay your tithes, and somewhere that you help support the cause. Ogni uomo dovrebbe avere una chiesa dove vive, dovreste avere un posto, non solo andare in giro di luogo in luogo, ma avere un posto in cui andate in chiesa e che chiamate la vostra chiesa da qualche parte dove pagate le decime e da qualche parte in cui aiutate a sostenere la causa. Take your choice! But then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your group. See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another. Fate la vostra scelta, ma poi non siate in inimicizia con l'altro uomo perché non appartiene al vostro gruppo. Vedete, discernete il suo spirito e vedete se ha lo stesso scopo nel cuore. Allora avrete comunione uno con l'altro. You're working for one great cause. That's the cause of Christ. I think that, that is absolutely true. Operate per una grande causa. È la causa di Cristo. Penso sia assolutamente vero. now, if we will notice the motives and objectives of the old testament prophets, that man had one objective, and that was jesus christ. they had one thing, that their whole theme of the old testament was built around the coming messiah. ora, se notiamo i motivi e obiettivi dei profeti del vecchio testamento, quegli uomini, avevano un obiettivo ed era Gesù Cristo avevano una cosa attorno a cui era costruito tutto il loro tema del vecchio testamento la venuta del messia they they did not go out and do things just for money or for fame they had one thing they were anointed with the spirit of god and they predicted the coming messiah Loro, loro non uscivano e non facevano cose solo per denaro o per fama. Avevano una sola cosa: erano unti dallo spirito di Dio e avevano predetto la venuta del Messia. And those men were so anointed with the spirit until they sometimes acted Like the Spirit that was within them, they spoke seemingly of themselves. Watch how the Spirit of God made them man act. E quegli uomini erano così unti dallo Spirito che a volte agivano come se lo Spirito che era dentro di loro, in apparenza parlassero di loro stessi. Osservate come lo Spirito di Dio fece agire quegli uomini. We'll take for instance Moses, the great prophet, how that that man had no selfish objectives at all. He could have been the king of Egypt. He could have had the world under his feet. Prenderemo come esempio Mosè, il grande profeta, come quell'uomo non aveva fatto alcun motivo egoista avrebbe potuto essere re d'Egitto avrebbe potuto avere il mondo sotto i suoi piedi but because that he was a prophet at heart he refused to be called the son of pharaoh's daughter choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt ma perché era un profeta nel cuore rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di faraone scegliendo piuttosto di soffrire la persecuzione e le prove di Cristo stimando i tesori del cielo ricchezze maggiori di quelle d'Egitto He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury, and the, the things that life offers. He had to look beyond that. See, he, he could have been that. Rinuncio e rinnego stesso della fama mondana, del lusso e le, le cose che offre la vita. Dovette guardare oltre a quello. Vedete lui, lui poteva esserlo. Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church. Solo prendete il ministro oggi se ha il battesimo dello Spirito Santo e sa che se predica quella parola ridurrà la sua fama. Lo metterà da qualche parte in una chiesa piccolissima. O forse fuori per strada. Ma sa che qualcosa nel suo cuore sta ardendo. Vede la venuta del Signore. Non gli importa di avere una chiesa grande o una chiesa piccola. He doesn't care whether he has uh, today's food or not no food. He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. He's only mindful of one thing and that's the very life within him crying out. No gli importa se ha il cibo per oggi o nessun cibo. No gli importa se ha buoni vestiti o non ha buoni vestiti. Pone attenzione solo ad una cosa e della stessa vita dentro di lui che grida. He's trying to achieve something. For the glory of God. And that man in doing so will act the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me? He'll act it out. Sta cercando di compiere qualcosa per la gloria di Dio. E quell'uomo facendo così, agirà della stessa vita dello Spirito che è in lui. Mi seguite? Lo mostrerà agendo. Look at Moses. When it came to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ, for Christ was in him. Christ was in Moses by measure. Guardate Mosè quando arrivò al tempo in cui lui si mostrò. Tutta la sua vita era lo spirito di Cristo, perché Cristo era in lui. Cristo era in Mosè in porzione Now if we notice he was born in the time of persecution the children must killed to try to get him just exactly like they did uh Jesus Ora se notiamo era nato in tempo di persecuzione I bambini furono uccisi nel cercare di prenderlo proprio esattamente come fecero a Gesù. And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way until God was angry with them. And he said to Moses, "Step aside. And raise up e' troviamo che quando arrivò al punto in cui i figli d'Israele avevano disobbedito, in tal modo, al punto che Dio era dirato con loro, e disse a Mosè. Fatti da parte, e distruggerò tutto il loro gruppo. E prenderò te e farà sorgere un'altra generazione. Moses threw himself in the path of God's judgment. E said, Take me before you take them. In other words, before you can get them, you'll have to come over me. Mosè si gettò sulla via del giudizio di Dio e disse, Prendi me prima di prendere loro. In altre parole, prima di arrivare a loro, dovrai passare sopra di me. That's exactly what Jesus Christ did. When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I. But Christ threw Himself in the path. God could not do it, He couldn't come over His own Son. È esattamente quello che fece Gesù Cristo. Quando Dio avrebbe spazzato via l'intera faccia della terra con questi peccatori, voi ed io, ma Cristo si gettò sulla via. Dio non poteva farlo, non poteva passare sopra suo figlio. And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment, like a cross, you can't come to him, you'll have to take me first. See the Spirit of God in Moses? E quando Dio vide quello Spirito in Mosè, sospeso al giudizio come una croce, in quel posto, non puoi arrivare a loro, Dovrai prendere prima me. Vedete lo Spirito di Dio in Mosè? When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular. when he could have been the great king of the world at that time? when avrebbe potuto re al mondo? but he chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of christ greater treasures than that of egypt. Ma scelse di soffrire le persecuzioni e l'afflizione, perché stimò il vituperio di Cristo, ricchezze maggiore di quelle d'Egitto. You see, he threw himself in a way. Why? It was God in Moses did that. The normal, thinking, intellectual man would never do that, he would take the easy road. Vedete, si gettò allo stesso modo. Perché? Era Dio in Mosè che lo fece. Il pensiero normale, l'uomo intellettuale, non lo farebbe mai. Prenderebbe la via facile. So, no matter how much a fanatic Moses seemed to be, he was trying, you see, he was a true prophet of God. Because he was trying to achieve something for the kingdom of God.

But it wasn't in his heart. It couldn't be in his heart. Ora, con il suo grande dono di profezia, potrebbe essere stato un uomo saggio, potrebbe essersi alzato in Egitto e aver detto. Ora aspettate, profetizzerò così e così, dirò così e così, e come con la sua profezia, ma è, e oh, sarebbe stata famosa in tutto il mondo, ma quello non era nel suo cuore, eh? non poteva essere nel suo cuore. So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves, your own discernment of the spirit tells you that's wrong. Yeah. But Moses was trying to achieve something for the glory of God. Quindi se vedete una persona con un grande dono che cerca di fare qualcosa per glorificare se stessa, il vostro discernimento dello spirito vi dice che è errato. Ma Mosè cercava di compiere qualcosa per la gloria di Dio. No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about. The spirit in Moses directed him straight to the line of duty. Yes, the spirit in him. Non importa quanto fosse grave, quanto sembrasse malvagio, quanto se ne parlava, lo spirito in Mosè lo dicesse dritto alla linea di dovere. Lo spirito in lui. Look at Joseph. Joseph was when he was born. He was loved of the father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. And the only, he was a blood brother to them, the same father. Guardate Giuseppe, Giuseppe era, quando nacque, era amato dal padre e odiato dai suoi fratelli, simbolo perfetto di Cristo. E l'unico era un fratello di sangue per loro, lo stesso padre. But the reason his brethren hated him was without a cause. Because God had made him a prophet, spiritual, a seer. And they hated him for that very purpose. But Joseph could not help it because God had made him that way. Ma il motivo per cui suoi fratelli lo odiavano. senza motivo perché Dio lo aveva reso un profeta spirituale un veggente e lo odiavano per quello stesso motivo ma Giuseppe non poteva farci niente perché Dio lo aveva fatto in quel modo and watch the spirit of God in Joseph watch what he did he even acted the part of Christ He was hated of his brethren, loved of his father because of the Spirit made the difference. E osservate lo Spirito di Dio in Giuseppe. Osservate cosa fece. Interpretò persino la parte di Cristo. Fu odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre perché lo Spirito fece la differenza. He was a spiritual man.

He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch and have his poor old father to grieve all those years, sold for nearly 30 pieces of silver, taken up from the ditch and became the right hand man of Pharaoh, the king of earth at that time. Non era uscito là per proprio tornaconto, ed era stato gettato in una fossa. E il suo povero vecchio padre, dovette fare cordoglio tutti quegli anni, venduto per quasi trenta pezzi d'argento, tirato su dalla fossa, è divenuto l'uomo alla destra di Faraone, il re della terra a quel tempo. And in his prison house. There was a butler and a baker, and one was lost and the other was saved by his prediction in the prison house. And in la sua prigione c'erano un coppiere e un panettiere, e uno era perduto e l'altro salvato per la sua predizione nella prigione.: And did you notice Jesus? When he came, he was loved of the Father. And the father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant. E avete notato quando Gesù egli era amato dal Padre e il Padre diede a Giuseppe una veste di molti colori, l'arcobaleno, un patto. And the Father God gave His Son Jesus the covenant. Amen. And then the Jewish brother. Hated him without a cause. Il padre Il patto e poi i fratelli giudei lo senza un motivo. He had no reason to hate him. He was spiritual and he was God's word made manifest. He came to do the will of the Father. He come to fulfill the Scriptures. He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause, non c'era ragione per odiarlo. Era spirituale ed era la parola di Dio resa manifesta. Venne per fare la volontà del Padre. Venne per adempiere le Scritture, venne per portar loro pace. Ma non lo compresero e lo odiarono senza un motivo. They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They just judged him because he didn't agree with them. Non si fermarono per cercare di vedere cosa stava cercando di compiere. Lo giudicarono perché non era d'accordo con loro. They may he makes himself so and so. He makes himself God. He was God. God was in him. in The Bible said God was in Christ. Amen. Amen. Manifesting himself to the world. He was the God of glory, manifesting the glory of God. La Bibbia disse che Dio era in Cristo manifestando se stesso al mondo. Era il Dio della gloria, manifestando la gloria di Dio. Look at Moses, He help Guardate Mosè, non poteva fare a meno di gettarsi là. non lo fece in modo ipocrita lo fece perché dio era in lui neither could joseph help being what he was because it was god in him working or displaying himself through the man never did he do it for self-glory Neanche Giuseppe poteva far a meno di essere quello che era, perché era Dio in lui che operava e mostrava se stesso tramite l'uomo. Non lo fece mai per propria gloria. Any man that, if those priests would have only had the discernment of spirit, as I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him, they still would have known. If they'd have looked to the word. Se visto il suo purpose, ogni uomo che se quei sacerdoti avessero solo avuto discernimento di spirito, come vi parlo stamattina, non importa quanto il mondo parlasse di lui, avrebbero dovuto saperlo lo stesso se avessero guardato la parola, se avessero visto il suo scopo. He was always doing that to glorify the Father. he said they said oh this man's a great healer he does these things like that he said i can do nothing till the father shows me it is not me that doeth the works it's the father that dwelleth in me he doeth the works he never took the glory lo faceva sempre per glorificare il padre Disse, dissero, oh, quest'uomo è un grande guaritore. Egli compie cose simili. Disse, non posso fare nulla senza che il Padre me lo mostri. Non sono io che compio le opere. È il Padre che dimora in me. Egli compie le opere. Egli non prese mai la gloria. Neither would any servant of God take glory. Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else. But his right achievement is to do something to the glory of God. Nessun servitore di Dio prenderà la gloria. Nessun servitore di Dio prenderà un dono di Dio e cercherà di glorificare se stesso o qualcos'altro. Ma la giusta conquista è fare qualcosa per la gloria di Dio. That's why I see the same thing today. We must have discernment of spirit. To see a person what they're trying to do. Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves? Ecco perché vedete la stessa cosa oggi. Dobbiamo avere discernimento dello spirito per vedere cosa sta cercando di fare una persona. Cercano di glorificare Dio, cercano di glorificare se stessi. Now, the Spirit of God working in man makes man act like God. No wonder Jesus said, Is not it written, ye are gods? And if they call them gods, To whom Ora, lo Spirito di Dio che opera in uomini, fa agire gli uomini come Dio. Non sorprende che Gesù disse: Non sta scritto voi siete dei?

se poteste vedere lo spirito di Dio in Mosè, il quale egli era Dio. Mosè era un Dio, Giuseppe era un Dio, i profeti erano dei. La Bibbia disse che lo erano. They were gods because they had completely surrendered themselves to the spirit of God that they were working for the glory of God. Erano dei perché ciò avevano completamente reso se stessi allo Spirito di Dio, poiché stavano operando per la gloria di Dio. E quando un uomo è così unto dello Spirito. Ora, lascia che questo vada molto a fondo, sotto la quinta costola, sul lato sinistro When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions and everything is God moving in him. Sometimes he's misjudged. Quando un uomo è unto dallo spirito di Dio, le sue abitudini, le sue azioni e tutto è Dio che si muove in lui, a volte giudicato male. Look at David in the 23rd Psalm. He cried, "My God, my God, why hast thou forsaken me?" Amen. As if he was. If David was the man, All they that pass me by shoot their lip out at me. Guardate Davide nel ventitresimo salmo. Gridò: Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Come se egli fosse, se Davide fosse l'uomo, tutti quelli che mi passano accanto mi stendono il labbro. He was so anointed with God. He was so perfectly surrendered to God. And the anointing was on him in such a way, and when he cried by the Spirit of God, if somebody had been standing there say, Well, look, he thinks somebody's shooting their lip out at him. Why has God forsaken him? Era così unto da Dio, era così perfettamente arreso a Dio, e l'unzione era su di lui in modo tale, e quando gridò tramite lo Spirito di Dio, se qualcuno fosse stato là, avrebbe detto, Ebbene, guardate, pensa che qualcuno gli stende il labbro, perché Dio l'ha abbandonato. It wasn't David. It was a spirit crying out through David. Yes. Amen. My God, my God, why hast thou forsaken me? My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet. Non era Davide, era lo spirito che gridava tramite Davide. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le mie ossa mi rimirano, mi hanno forato le mani e i piedi. Oh, well, somebody say, listen to that hypocrite up there. Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual. But one who had discernment of spirit. Knew that that was the Spirit of God in him crying out! Ebbene, qualcuno ha detto, ascoltate quell'ipocrita lassù. A chi hanno forato le mani? A chi hanno forato i piedi? Quello è l'intellettuale. Ma uno che aveva discernimento di spirito, sapeva che quello era lo Spirito di Dio in lui che gridava. When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God. Yes. And the action of God is never to break us up. Amen. The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together. Yes. Love one another. Quando un uomo è unto dallo spirito di Dio all'azione di Dio e l'azione di Dio non è mai di dividerci, l'azione di Dio è attirarci insieme perché siamo uno in Cristo Gesù ed è lo scopo di Dio è il portarci insieme. Amatevi l'un l'altro. Now, that great prophets, we see the spirit moving in them. Jesus called them Gods. He said they were gods. Ora, quei grandi profeti, vediamo lo spirito muoversi in loro. Gesù li chiamò dei. Disse che erano dei. Now, when the spirit come to them by measure, but when it come on the one Jesus which was the son of God, it come to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him for he was the perfect example Amen. Ora quando lo spiritu andò a loro, in porzione. Ma quando esso venne sull'unico Gesù, che era il figlio di Dio, esso venne a lui senza misura. La pienezza della deità corporale dimorava in lui perché gli era il perfetto esempio. He was God of glory, manifesting the glory of God to the people. God in him going about. Watch his life. All the Old Testament, he was the theme of the Old Testament. Era il Dio della gloria che manifestava la gloria di Dio alle persone, Dio in lui che si muoveva. Osservate la sua vita, tutto il Vecchio Testamento egli era il tema del Vecchio Testamento. All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves. They cried out under the Spirit of God, making them act like God, in so much that they were called gods. And then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ. Tutti i vecchi profeti prima nel Vecchio Testamento gridarono, non per loro stessi, gridarono sotto lo Spirito di Dio, facendoli agire come Dio a tal punto che erano chiamati DEI. E allora, ciò la pienezza di quello Spirito era manifestata in Gesù Cristo. Look at David, when he was dethroned as the King of Israel, rejected by his own Going up Mount Olives, north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept because he was rejected. What was it? It was the Spirit of Christ. Guardate Davide quando fu detronizzato come re di Israele, rigettato dal suo stesso popolo, salendo al monte degli ulivi a nord di Gerusalemme e guardò di nuovo sulla città e pianse perché fu rigettato. Che cos'era? Era lo spirito di Cristo. 500 years later, the son of David, Jesus sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried Jerusalem Jerusalem how often would i have gathered you your different denominations and everything as a hen does her brood but you would not how often would i have did it Cinquecento anni dopo, il figlio di Davide, Gesù, seduto sullo stesso monte, guardando sulla città come re, rigettato e gridò. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti le vostre diverse denominazioni e tutto, come una chioccia fa con la sua covata, ma non avete voluto. Quante volte ho voluto farlo? Now the same spirit that was in David, that was manifested in fullness in Christ, is in the church today crying to the peoples. How off would I have gathered you? Ora lo stesso spirito che era in Davide, che era manifestato nella pienezza in Cristo, e nella chiesa oggi che grida alle persone, quante volte ho voluto raccoglierti. And when you see separations and, and differences and, and brotherhood broken up and Christian life one against the other, then... It makes the Spirit of God in your heart. Cry E quando vedete separazione e differenze e la fratellanza divisa e la vita cristiana uno contro l'altro, allora fa gridare lo Spirito di Dio nel vostro cuore. You're trying to achieve something, a true prophet of God. A true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit, a unity of spirit that they might recognize God, trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it. State cercando di conquistare qualcosa. Un vero profeta di Dio, un vero insegnante cerca di portare alla Chiesa ad un'unità di spirito, un'unità di spirito affinché possano riconoscere Dio. Cercando di compierlo, non importa a quale denominazione appartengano o altro in merito a ciò. We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the spirit of God or not. Now, we noticed when he was here on earth how he went about doing good. I noticed another thing that come to my mind. Did you notice when David was rejected as king? He went out of the city and a little Benjamin might. Benjamin, which was supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected. But what? He was a cripple man. Ora, notiamo, quando egli era qui, sulla terra, come andava in giro a fare del bene. Ho notato un'altra cosa che mi è venuta in mente. Avete notato quando Davide fu rigettato come re? Uscì dalla città e un piccolo Beniaminita, Beniaminita, che era supposto essere suo fratello, avrebbe dovuto essere dispiaciuto perché era rigettato, ma quello, egli era un uomo storpio. E drugged along there with his crippled condition, throwing dirt on David and calling him all kinds of bad names and cursing him. In the name of the Lord. Cursing King David in the name of the Lord. This little old crippled up Benjamite. What's the Spirit of God and the Spirit of the devil working? E si trascinò là, in questa condizione storpia, buttando polvere su Davide e chiamandolo con ogni genere di brutti nomi e maledicendolo nel nome del Signore, maledicendo re Davide nel nome del Signore. Questo piccolo beniaminita storpio, osservate lo spirito di Dio e lo spirito del diavolo che operano. Now if you notice he was crippled, it represents the spiritual crippleness of the people today that would make fun of the true Spirit of God in Christ yeah. manifesting itself. That was the Spirit of Christ and David being rejected as a king. Ora, se notate, era storpio, rappresenta l'essere storpio spiritualmente delle persone oggi che deridono il vero Spirito di Dio in Cristo che manifesta se stesso. Quello era lo Spirito di Cristo in Davide che veniva rigettato come re. And today, when the people make fun of the people who have received the Holy Spirit and trying to achieve something, they're all Methodists and Pentecostals and. Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ. And they see the Spirit working and say, well, look, that's a Pentecostal. E oggi, quando le persone deridono le persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo e cercano di compiere qualcosa per attirare i metodisti e pentecostali e battisti e pentecostali e presbiteriani e tutti insieme come un'unità, come un corpo di Cristo e vedono lo Spirito che opera, dice, Ebbene, guardate, è un pentecostale. Away with him! I know one went off with another man's wife. I know this and got drunk. I know this and did this. I know this and did that. All that. But they're big enough to hide their own things. They can hide it. But David was exposed! Wow, he had the Spirit of Christ in him! Basta con lui! Conosco uno che se n'è andato con la moglie di un altro uomo, ne conosco uno che si è ubriacato, conosco uno che ha fatto questo, conosco uno che ha fatto quello, tutto quello, ma sono abbastanza grandi da nascondere le loro cose. Possono nasconderlo, ma Davide era esposto perché aveva lo spirito di Cristo in lui. That guard said, Shall I take the head of that dog that would curse my king? What's the spirit of Christ in David? Let him alone, for the Lord has told him to curse me. Do you catch that? Let him alone. The Lord has told him to curse me. Quella guardia disse. Prenderò la testa di quel cane che maledice il mio re. Osservate lo spirito di Cristo in Davide. Lasciatelo, giacché il Signore gli ha detto di maledirmi. Lo avete afferrato? Lasciatelo, il Signore gli ha detto di maledirmi. Instead, today we don't get up our fist and fight him. Yeah. Eh? Chop his head off, Here, get him out, he don't belong to us. Invece oggi vogliamo alzare i pugni e combatterlo, vedete, tagliargli la testa. Sì, prendetelo, non appartiene a noi. Let him The Lord has told him to curse me. That little cripple run along there, throwing dirt on David. Lasciatelo, il Signore gli ha detto di maledirmi. Questo piccolo storpio che correva là, buttando terra su Davide. That's what they do today on the Spirit of Christ. They're a bunch of holy rollers. But They're a bunch of this. There's nothing to them. Ecco cosa fanno oggi sullo spirito di Cristo? Sono un mucchio di santi rotolanti. Ebbene, sono un mucchio di questo. Non c'è niente loro. There's nothing to divine healing. There's no such a thing as angels. There's no such a thing as prophets. All those things, and days of miracles, is past. Throw a dirt, but let them on! Non c'è niente nella guarigione divina, non c'è cosa simile agli angeli, non c'è cosa simile ai profeti, tutte quelle cose, i giorni dei miracoli sono passati, gettando terra, ma lasciateli stare. But when David in power. Hallelujah. When he come back as full king of Israel. don't worry this jesus whose spirit we have today acting his part out will return again in a physical body yeah. a second time in glory and power and majesty alleluia ma quando davide ritornò al potere alleluia quando tornò come re di tutta israele Non preoccupatevi. Questo Gesù, il cui spirito abbiamo oggi, ha fatto la sua parte, tornerà di nuovo in un corpo fisico la seconda volta, in gloria, in potenza e maestà. That little dirt thrower fell on his face and begged for mercy. So let him alone. The spirit of Christ in us don't excommunicate him. Let's remember that all these things has got to come to pass. We've got one thing to do, move on. Quel piccolo lanciatore di terra si inginocchiò e supplicò misericordia. Lasciatelo stare, lo Spirito di Cristo in noi. Non scomunicatelo. Ricordiamo che tutte queste cose devono avvenire. Abbiamo una cosa da fare: andare avanti. God promised that He'd make everything work together for good to them at Loving.

Siamo qui per servire Dio. Ognuno nella comunione avanza e serve Dio. Se l'uomo ha il tipo di obiettivo sbagliato, allora cosa avviene? Vedete? Now we find out that the Spirit of God was in him. All the old prophets spoke of him. Ora troviamo che lo Spirito di Dio era in lui. Tutti i vecchi profeti avevano parlato di lui. All the spirits. In potion, every little potion wasn't glorifying itself, true prophets. All the true prophets was manifesting Him, yes. speaking of Him, and everything they said was fulfilled in Him. Tutti gli spiriti in parte, ogni piccola parte, non glorificavano se stessi veri profeti. Tutti i veri profeti manifestavano Lui, parlavano di Lui. E tutto quello che dissero fu adempiuto in Lui. Yeah. Showed it was the Spirit of God in them. It was fulfilled. What was it? God speaking of Himself. See? God manifesting Himself through these prophets. Mostrava che lo spirito di Dio in loro era dentro. Cos'era? Dio parlava di se stesso. Vedete? Dio manifesta se stesso tramite questi profeti Not taking glory who be the next president, who will be this, and you on the head. Tell us who hit you and we'll believe you. That isn't it. It's something to manifest God. Non prendere gloria chi sarà il prossimo presidente e chi sarà questo e colpirli sulla testa. Dici chi ti ha colpito e ti crederemo. Non è quello, è qualcosa per manifestare Dio. It isn't something to make brother Weathers here or brother Shores or brother uh, so-and-so out there a great man? Make him a greater than the rest of the men of his group? Make him the greatest man in Phoenix? Non è qualcosa per rendere il fratello Wetters, o il fratello Shores, o il fratello Tal de Tali là in platea, un uomo famoso, e renderlo più grande degli altri uomini nel suo gruppo, renderlo l'uomo più grande di Phoenix? Isn't it make William Branham something great? But what is to do it, isn't to make Old Robert something great? Billy Graham something great? But it's a heart! We're trying to achieve something for the kingdom of God. It's manifesting God. Yeah. Non per rendere William Branham qualcosa di grande, ma cosa deve fare? Non è per rendere Ora Roberts qualcosa di grande, Billy Graham qualcosa di grande, ma sono i cuori. Cerchiamo di compiere qualcosa per il regno di Dio e manifestare Dio. All gifts and things doesn't make one greater than the other. It just makes us all working together for the perfection of the body to bring us together as one people, as a people of God. Tutti i doni e così via non rendono uno più grande dell'altro, ci fa operare tutti insieme per la perfezione del corpo, per riunirci insieme come un popolo, come un popolo di Dio. But when you see them going contrary, don't curse them, just let them alone. Somebody has to do it. But wait till Jesus comes in power. Ma quando vedete che vanno contrariamente, non malediteli, solo lasciateli stare. Qualcuno deve farlo, ma aspettate finché Gesù verrà in potenza. Now we see all those prophets speaking, every one of them was glorifying God and the coming Messiah. And when they got in the Spirit, they acted and spoke and lived the life out just like the Messiah did. Ora vediamo tutti questi profeti che parlano. Ognuno di loro glorificava Dio e il Messia che doveva venire e quando entravano nello Spirito agivano e parlavano e vivevano la vita proprio come faceva il Messia. How much more will it, after His coming, will put the Spirit of the Messiah in the church to act, do, work, and live like the Messiah? Amen. It's the Spirit of God. Se lo fece da quel lato della croce, parlando della sua venuta, quanto più lo farà dopo la sua venuta, metterà lo spirito del Messia nella Chiesa per agire, fare, operare, vivere come il Messia È lo Spirito di Dio. Discern that Spirit. See whether it is of God or not, see whether it acts like him

se qualcuno dà inizio a qualcosa contro di voi e butta sporco sulla vostra vita, quando sapete di essere innocenti quanto possibile e sapete di avere lo spirito di Dio, non cercate di separarvi. Non try to act mean towards him, non curse him, just walk on. No, God did that to give you a test to see how you take it. He'll have to come to it anyhow. Non cercate di agire in modo cattivo verso di loro. Non maledite lì. Solo continuate a camminare sapendo che Dio ve lo dà come prova. Per vedere come lo prenderete. Dovrà arrivarci comunque. As I said the other day, I believe in Brother Fuller's church, the bicycle rider in Canada. Well, all of them thought they could outride this boy, this little old sissy. And he's the only one without holding the handlebars. Come ho detto l'altro giorno, credo nella chiesa del fratello Fuller, del ciclista in Canada. Ebbene, tutti loro pensavano di poter andare più veloce di questo ragazzo, appena una piccola femminuccia, ed era l'unico che non sapeva pedalare senza tenere il manubrio. I'm glad I like to be one of those handlebar riders. Take a hold of both sides of the cross and say, nothing in my arms I bring. Let me hold to the cross, Lord. I have no intellectuals. I have nothing. Let me just hold here. Look way out yonder. Sono felice di poter essere uno dei vecchi ciclisti che tengono il manubrio. Prendere entrambi i lati della croce e dire. Non porto nulla fra le mie braccia. Lasciami tenere la croce, signore. Non ho intelletto, non ho nulla. Lascia solo che rimanga qui guardare oltre. And they had a 12 inch plank to ride for a city block to get a $100 swing bicycle. E dovevano passare su una larga dodici pollici per un isolato per ottenere una bicicletta Schwinn da cento dollari. All those boys who could ride without holding, go downtown, get their mother's groceries and come back without even touching the handlebars, they everyone began to look. They wasn't used to holding to the handlebars, and it fell off. Tutti questi ragazzi che potevano pedalare senza afferrarsi andavano in centro e facevano la spesa per la mamma e tornavano senza neanche toccare il manubrio. Iniziarono tutti a guardare, non erano abituati a tenere il manubrio e caddero. But this little boy got on there and the handlebars and rode it to the end. They asked him, how did you do it? Ma questo ragazzino salì là e tenne il manubrio e pedalò fino alla fine. Gli chiesero, dissero, come l'hai fatto? He says, where you make your mistake, You're all Disse, ecco dove fate l'errore, ragazzi. Siete tutti ciclisti migliori di me, ma stavate guardando qui. E disse, vi ha resi nervosi vedere cosa. Just trying to balance yourself and you fell off. Said, I never looked here at all. I watched the end. Yeah. And kept steady. Cercavate di stare in equilibrio e siete caduti. Disse, Io non ho mai guardato qui. Guardavo la fine e sono rimasto stabile. That's what we're to do. Yeah. Don't look at these little things now. Did this one do this or that one do that? Watch the end and keep steady. Christ is coming. Watch the end. Just keep steady. Ecco cosa dobbiamo fare. Non guardare a queste piccole cose ora. Questo ha fatto questo, quello ha fatto quello. Osservate la fine e rimanete saldi. Cristo sta arrivando. Osservate la fine, rimanete proprio saldi. Don't notice what's going on now. Watch what's going to go on out yonder. At the end time, when we're going to have to stand and, and give an account for our lives. Non prestar attenzione a quello che sta venendo ora. Osservate cosa succederà là fuori al tempo della fine quando dovremo stare e rendere conto per le nostre vite. David wasn't watching that little old Benjamin throw dirt on him, he's crippled anyhow. He never noticed him, he wouldn't even let the guard cut his head off. They let him alone! God told him to do that, God told him to curse me, let him alone! Davide non guardava quel piccolo Beniaminita che gli lanciava a terra, era comunque storpio, non gli prestò attenzione, non lasciò neanche che la guarda gli tagliasse la testa, disse lascialo stare. Dio gli ha detto di farlo, Dio gli ha detto di maledirmi, lascialo stare. For David knew that uh, He was returning in power. That Benjamin would have his time. Perché Davide sapeva che un giorno sarebbe tornato in potenza quel avrebbe avuto il suo tempo. Yes, that's it. The church will rise and triumph. I was just sent to pray for his sick children. Anyhow, that's all I can do. Wherever they are and what church they are, it makes me no difference. Sì, eccolo, la Chiesa sorgerà in trionfo. Sono stato mandato solo per pregare per i suoi figli malati. Ad ogni modo, è tutto quello che posso fare, ovunque siano e in quale Chiesa siano, non fa alcuna differenza. I'm trying to pray for his sick children, trying to manifest the gift for his glory. That's reason I never did to anything. Sto cercando di pregare per i suoi figli malati, cercando di manifestare il dono per la sua gloria, ecco il motivo per cui non sono mai appartenuto a nulla. Now remember that's all right. See I'm not I'm not saying that now. I want you to get it clear. I believe it God's got Christians in every church his children. Ora ricordate, tutto quello va bene, vedete? Non sto non sto dicendo quello ora. Voglio che mi capiate bene che credo che Dio abbia cristiani in ogni chiesa, i suoi figli. He never questioned me on that. I just sent to pray for the children and to do these things and to manifest him. Non mi ha mai messo in questione su quello, sono stato mandato solo per pregare per i figli e fare queste cose e per manifestare lui. Now you see Jesus and these prophets, everything that they spoke of had to be true, for it was the power of God in them, God himself speaking through them of his own self coming to his own glory. Ora vedete Gesù e tutti questi profeti, tutto quello di cui parlarono doveva essere vero perché era la potenza di Dio in loro. Dio stesso che parlava tramite loro, di se stesso che veniva nella sua gloria. Chi è il Chi è Presidente? Lo sarà? abbastanza pioggia quest'anno? Something to the glory of God, something to set the church in order, something for the power of God, not to make yourself a name, but to make the glory of God manifested. Qualcosa per la gloria di Dio. Qualcosa che metterà in ordine la Chiesa. Qualcosa per la potenza di Dio. Non per farvi un nome, ma per rendere manifesta la gloria di Dio. Now, we notice that all those prophets and all they said about Him, everything come to true because He was the theme of the Old Testament. Ora notiamo che tutti questi profeti e tutto quello che dissero di lui, tutto viene a compimento perché egli era il tema del Vecchio Testamento. Jesus the Messiah coming Messiah was what every prophet looked from from Adam to Ma Malachi. Every prophet spoke of the coming of the Lord. Gesù, il Messia, il Messia che verrà, era quello che aspettava ogni profeta da, da Adamo a Malachia, ogni profeta parlò della venuta del Signore. Ognuno ha messo la sua parte perché era unto da Dio e tutto quello di cui poteva parlare. Now, Wish we had more time on it. But watch everything that they said come to pass. Looky here, let's just take some of the things that the prophets said. Ora vorrei avere più tempo su ciò, ma osservate tutto quello che dissero, avvenne. Guardate qui. Prendiamo solo alcune delle cose che dissero i profeti. A virgin shall conceive and bear a child. Did it happen? Sure. His name shall be called Emmanuel. Uh Prince of peace, mighty God, everlasting father. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. Avvenne? Certo. Il suo nome sarà chiamato Emanuele, principe di pace. E Dio forte, padre eterno. That's what he was. Exactly. The everlasting father. No man should be called father on this earth, but God is your father. E quello che era È esattamente il padre eterno. Nessuno sarà chiamato padre su questa terra, ma Dio è vostro padre. All right, now let's see again. He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquity. The chasten of our peace upon Him with His stripes, we were healed. Bene, ora vediamo di nuovo. Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace è stato sopra lui. Per le sue lividure, noi abbiamo ricevuto guarigione. Pilate's Judgment Hall: while the very man, having his back lanced like that with a cat and nine tail whip didn't realize that the scripture said it would be that way. They didn't have discernment of spirit. La sala di giudizio di Pilato, mentre proprio l'uomo con la schiena battuta con quella frusta simile al gatto a nove code, non comprese che le scritture avevano detto che sarebbe stato in quel modo, non avevano discernimento di spirito. Those priests who said, Away with him, away with him. And on the cross, when they shot out their lips and things like that, when he heard him crying, My God, why has thou forsaken me? They didn't have discernment. Quei sacerdoti che dissero, disfatevi di lui, disfatevi di lui. E sulla croce, quando mostrarono il labbra e cose simili, quando lo sentirono gridare, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non avevano discernimento. See? They couldn't discern the spirit, that's what David was speaking of in the 22nd Psalm. They shot out their lip not knowing they were doing it, just the same as that Benjamite did to David. Vedete, non potevano discernere lo spirito, ecco di cosa parlava Davide. Nel ventiduesimo salmo mostravano il labbro, non sapendo di farlo, proprio come quel Beniaminita fece con Davide. Si, he thought David was all wrong because he didn't agree with him on his principles of running his kingdom. He didn't understand that it was the Spirit of God in David doing it. Vedete, pensava che Davide avesse sbagliato tutto perché non era d'accordo sui suoi principi di governare il suo regno. Non comprese che era lo Spirito di Dio in Davide che lo faceva. That's where we must discern today: the spirit of the man. What's he trying to do? What's he getting at? Not what group he belongs to or what this, that or the other. Ecco dove dobbiamo discernere oggi lo spirito di un uomo. Cosa stava cercando di fare? Dove sta arrivando? Non a quale gruppo appartenga o cosa questo, quello, l'altro? Whether he's a white man, black man, yellow man, or whatever he is, let's see what he's trying to achieve and take that. See what he's trying to do for the kingdom of God. If he's got odd ideas to ours, that's perfectly all right. If he's trying to achieve something for the kingdom of God, discern that in him. Che sia un uomo bianco, uomo nero, uomo giallo o qualsiasi cosa sia. Vediamo cosa sta cercando di compiere e prendiamo quello. Vediamo cosa sta cercando di fare per il regno di Dio. Ha un'idea diversa dalla nostra. Va perfettamente bene se sta cercando di compiere qualcosa per il regno di Dio. Discerniamo quello in Lui. If he's wrong and true in heart, God will bring him around to the truth of the thing after a while. Let him alone. Let him alone. See what he's trying to do. Se sbaglia e verace nel cuore, Dio lo farà girare verso la verità della cosa dopo un poco. Lasciatelo stare. Lasciatelo stare. Vedete cosa sta cercando di fare? Now we see here. Then we find out in his in his death. When he died at the cross and crying, all the things the prophets spoke of him, they pierced my hands and my feet. There it was fulfilled. Ora qui vediamo allora troviamo che nella sua, nella sua morte, quando morì alla croce, e gridando tutte le cose che i profeti avevano detto di lui: mi hanno forato le mani e i piedi, là fu adempiuto. The prophets was right. They thought it was themselves, or cried like it was themselves, but it was manifested in the cross. I profeti avevano ragione, pensavano fossero loro, o gridarono come se fossero loro, ma fu manifestato alla croce. He uh, he was uh, numbered with the transgressors. That's what he was done. He was with the transgressors. In his death, he made his burial with the rich. He did. He was buried in a rich man's grave. Egli, egli fu annoverato fra i trasgressori. Ecco cosa gli venne fatto: era con i trasgressori. Nella sua morte fece la sua sepoltura con il ricco. Lo fece, fu sepolto nella tomba di un uomo ricco. I will not leave his soul, he will not leave my soul, said David. The Spirit of God in David speaking out, He will not leave my soul in hell, neither will He suffer His Holy One to see corruption, like as if David would be the Holy One. Non lascerà la mia anima disse Davide lo spirito di Dio in Davide parlava egli non lascerà la mia anima all'inferno né lascerà che il suo santo veda la corruzione come se Davide fosse il santo it Wasn't David it was the spirit of God in David crying out See the spirit of God in the man crying out Gridava. Some of them said, listen to that old hypocrite up there. He wasn't, it was the Spirit of God in him crying out. See? The Spirit of God manifests itself. Not leave his soul in hell, neither will it suffer my Holy One to see corruption. Alcuni di loro dissero Ascolta quel vecchio Ipocrita lassù. Non era lui, era lo Spirito di Dio in lui che gridava. Vedete lo Spirito di Dio manifesta a se stesso. Non lascerò la sua anima all'inferno, ne lascerò che il mio santo veda la corruzione. Now, brethren, in closing, may I say this our time gets away. But look, may I say this in closing with these scriptures here. Ora, fratelli, concludendo, posso dire questo, il nostro tempo se ne va, ma guardate, posso dire questo in chiusura con queste scritture qui. Let's see, if a man that all the Old Testament theme was about him, all the holy prophets anointed with God's Spirit, if all that and everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, Surely that great person called the Son of God ought to know how to set up the New Testament church. Vediamo, se un uomo, poiché tutto il tema del vecchio testamento era in merito a lui, tutti i santi i profeti unti con lo Spirito di Dio, se tutto quello e ogni cosa che dissero fu adempiuta alla lettera esattamente in lui, certamente quella grande persona chiamata il Figlio di Dio dovrebbe sapere come stabilire la Chiesa del Nuovo Testamento. Yeah. Don't you believe that? He ought to have a conception to know how to set up the New Testament church. The first thing I want to call to your attention over here in Matthew 16th chapter, that when he, he is speaking there, when he come down was talking to the disciples, he said, who does man say I, the son of man, am? La prima cosa che voglio richiamare alla vostra attenzione qui in Matteo, sedicesimo capitolo, è quando egli, egli allora parlava, quando scese e parlava ai di discepoli, disse: Chi dice l'uomo che io, il figlio dell'uomo, sono? And they said: Some say you're Elias, and some say you're so and so, and some say you're so and so, and like that. Different one. He said: But who do you say that I am? E dissero, alcuni dicono che sei Elia, e alcuni dicono che sei tal de tale, e alcuni dicono che sei tal de tale, così, diversi. E gli disse, ma voi chi dite che io sono? And Peter said, Thou art the Christ, the Son of the living God. He said, Blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood is not revealed this you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. E Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Disse, tu sei benedetto, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. E io gli dico a Art Simon, Art uh, Peter, e su questo roccio, io buildo la mia chiesa e le porte del pelle non possono pervenire contro me. Ora, qui stiamo parlando della chiesa. E, e ti dico che tu sei Simone o Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro essa. Ora la parliamo della chiesa. Now watch closely, and if I'm wrong, God forgive me, and you forgive me. Ora osservate attentamente, e se mi sbaglio, Dio mi perdoni, e voi perdonatemi. Now, the, the Catholic Church says that that was a stone laying there. Peter, and upon Peter he built the church. Now we know that that's wrong, we Protestants disagree with it. Ora la, la chiesa cattolica dice che quella era una pietra posta là, Pietro, e su Pietro e gli edificò la chiesa. Ora sappiamo che è errato, noi protestanti non siamo d'accordo con ciò. But we Protestants it was himself That he built himself, a church up on himself, but if you'll notice, I want to disagree with that, frankly It wasn't that; it was up on the spiritual revelation of himself. Yeah. Ma noi protestanti diciamo, egli stava costruendo su se stesso chiesa su se stesso. Ma se noterete, vorrò dissociarmi da voi con quello amichevolmente. Non era quello. Era sulla rivelazione spirituale di se stesso. Vedete? Flesh and blood, you never learn this in a seminary, as good as they are. You never learn this by some church creed. As good as it is. It's alright. But flesh and blood has not revealed this to you. Carne e sangue non l'hai mai appreso in un seminario, per quanto siano buoni. Non l'hai mai appreso tramite un credo di chiesa, per quanto sia buono. Va bene, ma carne e sangue non ti hanno rivelato questo. It's not an intellectual conception of how you make your speech, how you must bow yourself, how you, what great thing you must do here on earth. That isn't what it is. Non è un concetto intellettuale di come potete fare il vostro discorso, come dovete inchinarvi, come o oh, che grande cosa dovete fare qui sulla terra. Non è quello che. È. It isn't build a great thing or do a great thing. What it is, is a revelation of the Word of God. He was the Word. Non è costruire una grande cosa o fare una grande cosa, quello che è è una rivelazione della parola di Dio e egli era la parola. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God and the word was made manifest and dwelt among us. He that was a revelation of the word of God. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata manifestata ed è abitata fra noi e era quella era la rivelazione della parola di Dio The Spirit in Peter revealing by spiritual revelation that he was the son of God made manifest The God of glory manifesting the glory of God upon this rock Spiritual revelation of the word I'll build my church Lo spirito in Pietro rivelava per rivelazione spirituale che egli era il figlio di Dio reso manifesto il Dio della gloria manifestava la gloria di Dio su questa pietra rivelazione spirituale della parola edificherò la mia chiesa Why? if them prophets was under God speaking by the Holy Spirit that that was the son of God the same spirit on this side reveals right back the same thing. You see it? Yeah. Perché se quei profeti erano sotto Dio parlando tramite lo Spirito Santo che era il figlio di Dio lo stesso spirito da questa parte rivela di nuovo proprio la stessa cosa. Lo eh? Flesh and blood, you can't learn it in a seminary. You learn your, get your uh, DD and your PhD and LD, that's all right. Wish I had it. That's right, but still, that's not it. You don't have to have it, yet it's good to have it. Carne e sangue, non potete apprenderlo in un seminario. Apprendete il vostro, ottenete il vostro dottorato in teologia e il vostro dottorato in filosofia. E il LDO vanno tutti bene, vorrei averlo. È così, ma non è ancora il punto? Non dovete avere ciò, tuttavia è buono averlo. You can be this plus. But if you have to rub out the plus, take this. This is that. If this ain't that, let me have this anyhow. I want this. This. Potete essere questo. Più, ma se dovete eliminare le aggiunte, prendete questo, questo e quello. Se questo non è quello, lasciatemi avere questo. Comunque, voglio questo, questo. Flesh and blood has not revealed this to you. You never learn through the educational line, you never learn through denominational lines. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Non l'avete mai appreso tramite la linea dell'istruzione. Non l'avete appreso tramite le linee denominazionali. They're fine. Education, denomination is fine. That's part of it. But people are laying too much to that and they're leaving the spiritual discernment. Amen. See? Vanno bene l'istruzione, la denominazione va bene, sono parte di ciò, ma la gente si appoggia troppo su quello e lascia il discernimento spirituale. Vedete? Eh? Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. And upon this rock, I'll build my church, and the gates of hell keep prevail against it. We'll never be able to prevail, show they would be against it, Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non possono prevalere contro di essa. Non saranno mai in grado di prevalere. Mostrava che sarebbero stati contrari ad essa. Now watch and see where the gates of hell is against. It ain't against the denomination. The government recognizes that. It is the world our denominations all of them. Ora osservate, vedete dove le porte dell'inferno sono contro. Non sono contro la denominazione, il governo le riconosce. Non etcio, il mondo riconosce le nostre denominazioni tutte loro. We have the rights, each one of us as American citizens. We have the rights of denomination, which is fine. We appreciate that. But that's not what the gates of hell's against! Abbiamo diritto! Ognuno di noi, cittadini americani, abbiamo diritto alla denominazione che va bene. Lo apprezziamo. Ma le porte dell'inferno non sono contro quello! It's against the spiritual revelation of Christ be here now, the same destiny, today and forever. That's what it's against. Yes, it is. The gates of hell shall be against it, but it shall never prevail. Sono contro la rivelazione spirituale di Cristo, che è qui ora, lo stesso Ieri oggi in eterno. Ecco a cosa è contro. Le porte dell'inferno saranno contro di essa, ma non prevarranno mai. There you are. Spiritual discernment. Regardless of who it is, it's my brother, as long as he's trying to achieve the same purpose that I'm working for. vi discernimento spirituale, senza riguardo chi è, è mio fratello, finché cerca di compiere lo stesso scopo per cui mi sforzo io. Let him be prophet, let him be pastor, let him be deacon, let him be so and so, let God honor him this way, that way, whatever it is, disarm me, whatever he wants to do, but yet that's my brother! Alleluia. Che sia profeta, che sia pastore, che sia diacono, che sia tal detali che Dio lo in questo modo, quel modo, qualsiasi cosa sia, mi di sonori. Qualsiasi cosa voglio fare, non di meno è mio fratello. We're working for the same thing. We're sending our our all of our works into the same kingdom honor. He's working for the same thing. I am spiritual discernment, spiritual revelation of God. Operiamo per la stessa cosa, mandiamo il nostro nostro tutte le nostre opere nello stesso regno là. Sta operando per la stessa cosa che faccio io, discernimento spirituale, rivelazione spirituale di Dio. Look here if you want Jesus I preached the other night somewhere, maybe down there. It wasn't so from the beginning. We have to go back to the beginning to find our text now for just a moment. Guardate qui se volete, Gesù l'altra sera ho predicato da qualche parte, forse laggiù. Dal principio non era così. Dobbiamo tornare al principio per trovare il nostro testo ora solo per un momento. At the beginning there was Cain, intellectual, built a fine church, we would say made a fine altar, offered up a sacrifice, prayed sincere, gave thanks, paid his tithes. Everything just as religious as Abel was. Al principio c'era Caino, intellettuale, costruì una bella chiesa, diremmo noi, fece un bel altare, offrì un sacrificio, ...pregò sincero, rese grazie, pagò la sua decima, ogni cosa tanto religioso quanto lo era bene. But Abel, there was no Bible in them days, but by spiritual revelation. he seen that it wasn't fruits of the field that caused us to sin it wasn't apples that they eat ma belle non c'era bibbia in quei giorni ma per rivelazione spirituale vide che non furono frutti del campo a indurci a peccare non furono le mele che mangiarono See, it wasn't apples revelation told him that and it wasn't the fruits that caused him to come out of there. It was life. The separation of life. So he went and got a lamb and offered it in his stead by faith, which is spiritual revelation. Amen. Thank God. The Lord. Vedete, non erano mele la rivelazione, glielo disse, e non erano i frutti che li indussero a uscire di là. Era vita, la separazione dalla vita. Così andò e prese un agnello e per fede lo offrì al suo posto che è rivelazione spirituale. Amen. The revelation of God. Spiritual revelation, it was revealed to him. It isn't a fruit, it isn't apples. It isn't peaches, plums and pears, it was a separation of life. So he went and got a and offered it instead of fruits. La rivelazione di Dio, rivelazione spirituale che gli fu rivelata, non è un frutto, non erano mele, non erano pesche, prugne e pere, era una separazione dalla vita. Così andò e prese una vita e la offrì al posto dei frutti. Roots is what you. Your works are your own hands. What you do there, I'll go and build this. I'll go do this. I'll support that. That's good. He had an altar just the same as the other did. Both of them had altars. That was good. Frutti che voi, le vostre opere delle vostre stesse mani, ciò che fate là, andrò e costruirò questo, andrò a fare questo, sosterrò quello, va bene! Aveva un altare proprio uguale a quello che aveva l'altro, entrambi avevano altari, quello andava bene. But it was a re, spiritual reveal truth of the thing, where the Spirit of God revealed it. Upon that rock, the rock that Christ died on, the rock of ages, upon the rock that Abel's lamb died on. Ma era la verità spirituale rivelata della cosa, perché lo Spirito di Dio l'ha rivelata, e su quella pietra, la pietra su cui è morto Cristo, la pietra dei secoli, sulla pietra su cui morì l'agnello di Abele. Alleluia.

and the poor little thing dying the blood bathing his hands and his little wool all bathed with blood and bleeding and crying what did he speak of la povera creaturina morente il sangue gli bagnava le mani e la sua piccola lana tutta bagnata di sangue belando e gridando di cosa parlava the lamb of god some four thousand years later spiritually revealed the church turning him down and the people calling beelzebub L'agnello di Dio, circa 4000 anni dopo, rivelava spiritualmente la chiesa che l'aveva rifiutato e le persone lo chiamarono Belzebù, è un diavolo perché tutti i profeti avevano parlato. They denied the prophets. Oh, he said, you build their suppickers and you put them in there, you white walls he said to them, without spiritual discernment. Not knowing that that was the Lamb of God, that he was supposed to be that way and act that way because he was fulfilling the Word of God. Rinnegarono i profeti, oh, disse, avete costruito i loro sepolcri e li avete messi là dentro, voi muri imbiancati, disse loro, senza discernimento spirituale, non sapendo che quello era l'agnello di Dio, che egli doveva essere in quel modo e agire in quel modo perché adempiva la parola di Dio. And the Holy Ghost Church today acting the way they do, doing the things they do, they're fulfilling the word of God. Hallelujah! Yeah. Hallelujah. You see? La chiesa dello Spirito Santo oggi, agendo come fa, facendo le stesse cose che fecero loro, adempiono la parola di Dio. Alleluia! Non vedete? Peter said on the day of Pentecost, "This is that." And he said, it's unto you and to your children, and them that's far off even as many as the Lord our God shall call. Pietro disse il giorno di Pentecoste, questo e quello, e disse, e per voi e i vostri figli, e quelli che and a venire anche per quanti, il Signore nostro Dio ne chiamerà. Them same inspired prophet said the evening light would shine, there'd be a farmer and ladder ring together, as in the days of grace,

Guardate qui, che cos'è? Le prime piogge arrivano e l'ultima pioggia è in ritardo. Allora si è sovrapposto ed è insieme: la prima e l'ultima pioggia insieme. Lo Spirito Santo reso manifesto dalla potenza e la risurrezione di Gesù Cristo. There you are. Coming together. The farmer, God's grace, He said, as it was in the days of Noah. His grace was long suffering. Eccovi, riunendovi, la prima, la grazia di Dio, disse, come fu ai giorni di Noè, la sua grazia fu paziente. Here it is today, long suffering, a lap over, brings the cloud from the old days, the cloud from this day together.

La prima pioggia scorre nella prima, la prima pioggia che abbiamo avuto. Ora ecco venire insieme l'ultima pioggia. La prima pioggia viene sopra l'ultima pioggia. L'est e l'ovest si incontrano. Both rains falling together, divine healing, plus the angel of God revealing the secrets of the hearts and bringing everything to pass. Oh, look, like true born children of God would see that. Entrambe la pioggia scendono insieme, guarigione divina, più l'angelo di Dio che rivela i segreti dei cuori e porta ogni cosa a compimento. Oh, sembra che i veri figli nati da Dio lo vedano. There you are, the Spirit revealing. Revelation, that's what Jesus said the church would be built upon. Well, then somebody might raise up and say, Well, sure, we so and so, we're built upon that. Eccovi lo spirito che rivela la rivelazione. Ecco su cosa Gesù disse che la chiesa sarebbe stata edificata. Ebbene, allora qualcuno potrebbe alzarsi e dire, ebbene, certo, noi, tal di tali, siamo edificati su quello. Let's take his word a little farther. The last commission to his church, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Prendiamo la sua parola ancora un po. L'ultimo incarico alla sua chiesa disse: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. All the world, how long is the last all the world to how many ever creature. He that believeth and is baptized, not the church, he's a personal pronoun. He that believeth the individual Tutto il mondo, quanto a lungo deve durare? Tutto il mondo, a quanti ogni creatura, chi crede ed è battezzato, non la Chiesa, egli è un pronome personale. Chi crede? L'individuo. The no Come disse David Duplessis, in merito ai nipoti, non ci sono nipoti nel Regno di Dio. Son of Your father was Pentecostal and you're just coming here to this church because he come here to the, the 11th and Garfield and received the Holy Ghost and this brought you in as a grandchild. You're wrong. Amen. God's got to reveal himself to you. Vostro padre era pentecostale, venite qui in questa chiesa solo perché gli veniva qui all'Elevent e Garfield, ha ricevuto lo Spirito Santo, vi ha fatti entrare proprio come un nipote. Siete in errore. Dio deve rivelare se stesso a voi. E no man can call Jesus the Christ by intellectual conceptions. No man can call Jesus the Christ because he feels sorry for his sins and comes to repent. E nessuno può chiamare Gesù il Cristo per concezioni intellettuali. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo perché si dispiace dei suoi peccati e viene e si ravvede. No man can call Jesus the Christ only by the re revelation of the Holy Ghost, making it known to him upon this rock. I'll heal my church and the gates of hell will prevail never... against him. There's the revelation. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo per la ri quella rivelazione dello Spirito Santo che lo fa sapere a Lui. Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro essa. Ecco la rivelazione. There it is what he's built his church upon. Who did it? Peter, no, no, no. Who did it? Christ said the revelation of God, the Holy Spirit would bring it to you. A little while. And I'll leave you, but I'll pray the Father, and He'll send you the Comforter. Will bring these things to your remembrance? Eccolo, quello su cui Egli costruì la sua chiesa. Chi l'ha fatto? Pietro? No, no, no. Chi l'ha fatto? Cristo disse: La rivelazione di Dio, lo Spirito Santo ve lo porterà. Ancora un po' e vi lascerò, ma pregherò il Padre, ed egli vi manderà il Consolatore. Porterà la vostra memoria a queste cose.

Jesus said this will all men know you are my disciples in St John 13:35 This will all men know you are my disciples when you have love one for the other Ora dite fratello alleluia è la mia chiesa aspettate un minuto Gesù disse da questo tutti sapranno che siete miei discepoli in San Giovanni 13:35 da questo tutti sapranno che siete miei discepoli quando avete amore uno per l'altro The Spirit the truth of the kingdom of God To come looking out to the end, yonder, seeing what the prophets cried about, see what Jesus spoke about, and you're the same Holy Spirit, and you're crying right back. That's right. That's right. What is it? It's spiritual revealed truth. la verità rivelata dallo Spirito del Regno di Dio che verrà guardando oltre alla fine vedendo quello di cui gridarono i profeti vedere quello di cui parlò Gesù ed ecco lo stesso Spirito Santo in voi grida di rimando è giusto, è giusto che cos'è? è la verità rivelata spiritualmente I love my brethren regardless of where they go to church or their or ladder or no rain at all As long as you're in the body of Christ trying to achieve. Amo il mio fratello senza riguardo a dove va in chiesa, che sia prima o ultima o nessuna pioggia del tutto, finché nel corpo di Cristo cercando di vincere. Not something for a certain purpose to, to manifest yourself on earth, but the purpose for the kingdom of God and the glory of His coming to reveal and make known His soon appearing. Non qualcosa per un certo scopo per, per manifestare voi stessi sulla terra, ma il motivo del regno di Dio è la gloria della Sua venuta per rivelare e far conoscere la Sua apparizione fra breve. Now, in closing, we want to think of this. Upon this rock, I'll build my church correctly. And then we find out over in John 14:7, he said this: the works that I do, shall you do also. The works that I do. Ora concludendo vogliamo pensare a questo: su questa pietra edificherò la mia chiesa, correttamente. E allora troviamo in Giovanni 14:7, gli disse questo: le opere che faccio io, le farete anche voi. Le opere che faccio io. What kind of works did he do to make himself known? You remember about Peter, don't you? What we've been taught about, Philip, the woman at the well.

Predicendo di non andare dai gentili, ma sarebbe stato negli ultimi giorni, come, disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio There's a revelation written in mysteries like this to the outside world, to the world it knows about, but you precious brethren, you precious sisters, you are not children of the darkness, you're not children of the night, but you're children of the light. C'è una rivelazione scritta in misteri, così per il mondo esterno, per il mondo che non ne sa nulla. Ma voi, preziosi fratelli, voi, preziose sorelle, non siete figli dell'oscurità, non siete figli della notte, ma siete figli della luce. Yes. Walking in the light. As He is in the light, then we have fellowship one with another, while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses all our sins from all of us. Thank God. There you are, Thank the you. servants of the Lord. Camminate nella luce come egli è nella luce. Allora abbiamo comunione uno con l'altro, mentre il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio, purifica ognuno di noi da ogni peccato. Eccovi i servitori del Signore. Jesus as I quote my scripture on here I got Mark 16. Yes, Mark 16 he said go ye into all the world. Here's what kind of a church he set up. Gesù, come ho citato la mia scrittura qui, ho preso Marco sedici, sì, Marco sedici, e gli disse andate in tutto il mondo. Ecco che tipo di Chiesa stabilito. The last commission to the church go into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. L'ultimo incarico per la Chiesa, andate in tutto il mondo. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede ed è battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Now look here, look at the spiritual design. He that believeth and is baptized. you never exactly say which way. But we want to fuss about that. See? The other thing, see, he that believeth and is baptized shall be saved. Ora guardate qui, guardate questo discernimento spiritu Chi crede ed battezzato. Non disse esattamente in che modo, ma noi vogliamo litigare per quello, vedete? L'altra cosa, vedete, chi crede ed battezzato sarà salvato. Whatever he wants to be baptized, that's up to him if his achievements for the kingdom of God. Come on, brother, we're marching on with the same spirit. If I'm wrong, then you'll tell it'll come out that way. If you're wrong, it'll be that. In che modo vuoi essere battezzato? Quello sta a lui. Se la sua conquista è per il regno di Dio, vieni, fratello. Marciamo con lo stesso spirito. Se mi sbaglio, allora direte, risulterà in quel modo. E se vi sbaglierete, sarà quello. But our hearts and our motives and our objectives is for the kingdom of God, yonder. Yonder we are. We're important to Calvary. Ma i nostri cuore, i nostri motivi e i nostri obiettivi sono per il regno di Dio, là, siamo là, indichiamo il Calvario. Me and my ideas, why, well, I ain't got, got a brother like Cherry Pie as well as I do, but we're brothers, see? None of them likes to hunt and fish like I do, but we're brothers, see what I mean? Io e le mie idee, ebbene, oh, non ho un fratello a cui piace la torta di ciliegie come a me, ma siamo fratelli, vedete? A nessuno di loro piace cacciare e pescare come a me, ma siamo fratelli, vedete cosa intendo? I got my own ideas, but that don't make him not my brother. His father's my father, his family's my family. There you are. oh le mie idee ma quello non lo fa non essere mio fratello suo padre è mio padre la sua famiglia è la mia famiglia eccovi. the patriarchs all different one from another but there was one father and they should work to one thing and they rejected the main one in there because he was spiritual don't you see it brethren can't you see what i'm speaking of. I patriarchi differivano tutti uno dall'altro, ma c'era un padre. E operava per una cosa, e rigettarono quello principale perché era spirituale. Non lo vedete, fratelli? Non riuscite a vedere di cosa sto parlando? Now, notice and we're in closing. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature: he that believeth and is baptized shall be saved. Ora notate, stiamo concludendo. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. What is Spiritual revelation. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Che cos'è? Rivelazione spirituale. Vedete? They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Parleranno in nuove lingue. Se prenderanno serpenti, operano cose mortifere. Non faranno loro alcun male. Se metteranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. That was what the new church was. That's the kind of church that Jesus Christ, this great one that all the prophets cried out would do. Ecco quello che era la nuova chiesa. Quello è il tipo di chiesa che farebbe Gesù Cristo, questo grande che tutti i profeti hanno gridato. We find his spirit comes over here and predicts that his spirit in the people come right back and do the things that he did. May I close in saying this? I got about a dozen more scriptures here, but we haven't got the time. <laughs> but listen to this. May I close in saying this? Posso concludere dicendo questo. Ho circa mezza dozzina di scritture qui, ma non abbiamo il tempo, vedete? Ma ascoltate questo. Posso concludere dicendo questo. Ever true born again prophet of the Lord, preacher, Sunday school teacher, seer, apostle, missionary, whatever he might be, his whole heart is set and he's so filled and anointed with the Spirit of God. Ogni vero profeta del Signore nato di nuovo, predicatore, insegnante di scuola domenicale, veggente, apostolo, missionario, qualsiasi cosa possa essere, il suo intero cuore è stabile, ed è così riempito e unto dallo Spirito di Dio. So anointed, whatever his office is, whatever it might be to preach or to teach or to evangelize or to see visions, whatever it is. he'll do it for the kingdom of god yes. and the spirit of god will speak right back to the man and manifest it's the kingdom of god Così unto qualsiasi sia il suo ufficio, qualsiasi cosa possa essere per predicare o per insegnare o per evangelizzare o per vedere visioni, qualsiasi cosa sia, lo farà per il regno di Dio e lo spirito di Dio risponderà subito tramite l'uomo e manifesterà che è il regno di Dio. Then we, me as a Baptist, I see you Pentecostals. You're my brother. You don't allora noi, Io come battista vedo te pentecostale sei mio fratello non appartiene alla chiesa battista io sì e l'unica chiesa a cui sia mai appartenuto era la chiesa battista. But that don't stand in my way. I see what the spirit of God is with you. I see what you're trying to do. Yeah. Ma quello non mi intralcia. Vedo che lo Spirito di Dio è con te. Vedo cosa cerchi di fare. Well, if me, a Baptist, can feel that way, surely the assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, the Independents, and all of us brethren together ought to see that we're trying to work for one purpose let's have spiritual discernment. Ebbene, se io, un Battista, posso sentirmi in quel modo, di certo le assemblee, la Chiesa di Dio, i Pentecostali Uniti, gli indipendentisti e tutti noi fratelli stasera dovremmo vedere che stiamo cercando di operare per uno scopo: abbiamo discernimento spirituale. Now listen, in closing I'll make this last remark: many are sick and weakly among you. And many are asleep, spiritually dead, because they don't have discernment of the body of Christ. This sick body that we got. Ora ascoltate, concludendo, farò quest'ultima affermazione: Molti sono malati e deboli fra voi, e molti dormono, spiritualmente morti, perché non hanno discernimento del corpo di Cristo, il corpo malato che abbiamo. God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost to try to put our arms way out. Say we are brethren. See what I mean? Dio ci aiuta ad avere discernimento spirituale di quella rivelazione del regno di Dio e dell'amore di Dio nei nostri cuori, sparso in giro dallo Spirito Santo per cercare di distendere le braccia a dire siamo fratelli. Vedete cosa intendo? And every Don't use it to try to make it uh, some great something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God to work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ for his coming is soon. Do you believe it? E ogni piccolo dono che avete, non usatelo per cercare di renderlo qualcosa di grande per voi stessi, facciamolo per il regno di Dio, per operare con tutti, per cercare di innalzare la causa di Gesù Cristo, perché la sua venuta è vicina. Lo credete? I'm so sorry to keep you so long. Brother David will be here tomorrow to teach you the scriptures. But right now, let's bow our heads just a Mi dispiace molto avervi trattenuti così a lungo. Il fratello David sarà qui domani per insegnarvi le scritture, ma proprio ora Chiudiamo i capi solo un momento. <sussurra> Yea, behold, my hand is upon thee. Yea, my spirit is upon thee, shall not depart from thee. Yea, praise God, Lord, their deal. Yea, my heart and will shall be fulfilled, yeah. saith the Lord. Yea, all living one in love and in unity and compassion, saith the Lord, that my body might be healed. Mm. Amen. Onward, Avanti soldati soldier, cristiani, marciamo verso la guerra con la croce Jesus. di Gesù Go che avanza davanti. Oh, Noi non siamo divisi. Siamo un solo corpo, uno nella speranza e nella dottrina, uno in carità. Oh, avanti soldati cristiani. Credete che lo siamo? Alzate le mani. Marciando verso la guerra. Con cosa? Con il the... nostro obiettivo. Is Gesù! Che avanza go davanti, God bless you, Pastor. Dio vi benedica, il vostro pastore.